pasticcio. Solo la verità ci può rendere veramente. La verità! Liberi di chiamare. Vai! Andate insieme! Allora. Adesso si inizia. Anche il countdown. Due. Uno. Viena fatta. Siamo oltre 6 miliardi di persone e tutti noi veniamo al mondo, cresciamo, studiamo con la speranza di trovare un lavoro e di realizzarci nella vita, consapevoli che il destino è nelle nostre mani. O almeno questo è quello che tutti ci aspettiamo. Ma le cose stanno veramente così? La società che ci circonda non è così casuale. Immaginate una piramide con una base molto larga in cui si trova la massa della popolazione. Questa base in ogni piramide tende a spostarsi man mano che si va verso l'alto, per cui ogni livello superiore ha meno spazio e quindi può contenere sempre meno persone, finché non arrivi alla punta, dove c'è spazio per pochissimi. Ecco, questo è ciò che diceva un mio ex professore universitario per spiegare i centri di potere. Questo è quanto accade nella nostra società, ossia chi sta al vertice, nonostante siano un po'. Stavi iniziando benissimo! Per la base della piramide. Mi sai, cioè appunto la massa. I livelli intermedi servono a congiungere questi due mondi. Certo, verrebbe da dire, ma se la massa è composta da miliardi di persone, perché non si impone su quelle poche che stanno al vertice? Beh, non funziona proprio così, ma andiamo per gradi. C'è un breve articolo, pubblicato il 7 giugno del 1999 dal Corriere della Sera, in cui si parlava di un gruppo di persone fino ad allora a molti sconosciute, i Bilderberg. L'articolo si riferiva alla loro riunione ufficiale annuale del 1999, che si era appena conclusa in Portogallo. Giù, dobbiamo riprendere! Chiamato Sintra. In questa riunione si era discusso tra i vari temi anche sul dopoguerra in Kosovo. Il gruppo Bilderberg, diceva l'articolo, è nato nel 1954 e riunisce personaggi più illustri nei vari campi a livello internazionale. Tra i personaggi presenti alla riunione venivano citati Umberto Agnelli, il famoso ex segretario di Stato americano Kissinger, l'ex presidente del Consiglio italiano... Ragazzi, americani! Americani, vero! Scusami, ma era fomo in flessa, vale! Che una riunione di questa importanza... Vabbè, ti diamo 2 minuti per... Però questo te lo devi bere. Ha avuto maggior pubblicità dagli organi di informazione. Denominatore dietro tutto questo, qualcuno che quindi ne trae beneficio. Solo la verità ci può rendere veramente. La verità! Andate insieme! Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è: conosciamo la verità? Certo, i mass media, i politici, i sociologi ci martellano con le loro interpretazioni. Ma ci possiamo fidare di loro? Secondo David Icke, famoso per la sua teoria dei rettiliani, in un suo libro espone da lui una denominata catena dei comandi che governa il nostro pianeta, piena al vertice di tanti nomi sconosciuti e di cui nessuno parla, dove figura anche il gruppo Bilderberg. Ma questo non è il vertice della gerarchia, quindi prima di parlare di loro vediamo di scoprire chi sono quelli che sembrano comandarli. Al vertice pare ci siano gli illuminati e la nobiltà nera. Inoltre, alcuni credono che ci siano anche appartenenti alla massoneria. Come dice la parola stessa, gli illuminati sono portatori di luce. Quelli che sono tanti complottisti, la loro luce è tutt'altro che celestiale. Noti i loro nomi grazie a qualcuno che, abbandonato l'ordine, ha deciso di cambiare vita e rivelare le informazioni più importanti. Ecco quindi le 13 famiglie che sembrano avere il compito di costruire il pianeta da dietro le quinte per condurlo a un nuovo ordine. Arriva! La famiglia Freeman, Kennedy, Rockefeller e ovviamente Rothschild, più famiglie reali europee. L'elenco completo potete leggerlo voi stessi in video. Sono rimasti inganno e verità. È massone. Col tempo questo lato occulto si è modificato e è riuscito a camuffarsi benissimo nonostante il progresso tecnologico. La storia contemporanea è infatti complessa e oltremodo variegata. Insospettabili vite del mondo che porta sono affiliati ad oscuri ordini esoterici. L'estro della massoneria italiana. Hai sbagliato un bicchiere! Bush sarebbe stato iniziato nel 1943. Doppio! Anche perché l'ha versato qua. Cosa è rimasto solamente verità a questo punto? Inganno. George Bush ha diretto anche la CIA e gli esempi riecheggiano ancora oggi. Molto bene! Dunque, tante soddisfazioni, grazie per questo video. Ha bevuto
Un, due, sei sciottini. Per la prima volta dopo tre puntate. Sei cicchietti, ragazzi, nessuno aveva raggiunto questo limite. Per la prima volta dopo tre puntate hai non hai perso. Anzi. Oggi hai fatto schifo. Oggi hai vinto. Per la prima volta dopo tre puntate. Ed io ho perso come... Il cane. Il regolamento imporrebbe che lui bisogna... Dove far fuori... L'ultimo ciclo, siccome io non ho bevuto, fatemi bere. No, fatemi bere. No, è mio. No, è mio. No. It's mine. Tu te lo bere? Certo, anche me lo voglio bere. It's mine. Vabbè, prendiamo un altro. No. Dai, facciamone uno. No. Alla gonna. No, facciamo. Sai so good. Junkin' Pong. Ai gode so. Facciamone uno. Fobice, carta, sasso. Leggo. Non vale. Fobice. Devi farlo proprio contemporanea. Fobice, carta, sasso. Uto. Io vado sobrio. Potrei essere contento o meno. Io vado sobrio stasera. Non lo so. Ragazzi, io vorrei dire, non c'ho molto di cui parlare su questa. Non so se voi avete molto. Io ho un piccolo appunto. Vi è stato molto carino, ben fatto. Questo si deve riconoscere. Anche se a volte usava immagini di persone con la testa a globo con un triangolo in mezzo. E che questo è quello degli il logo degli Illuminati. Sì, vabbè, ma nemmeno una carta di Yu-Gi-Oh! È così brutta, cioè. Cioè, il dragon bianco con gli occhi azzurri era simpatico. Ma infatti con le carte di Yu-Gi-Oh! Ero lì e ce le avevo, te lo ricordi? Ti cagavo il cacchio per giocarci. E ma quello che volevo dire io è che noi abbiamo ascoltato tutto questo in un video di 11 minuti e 48 secondi di un tizio che ci ha raccontato sta storia. Iena Sapiens, da non confondere con Iena Whiterman. Quello è Clementino. Mettetelo da parte. Clementino, Iena, White. Non so di chi. Un saluto a Clementino, lo scoprirai su YouTube. Lo scoprirò. Ok, no, quello volevo dire la seguente cosa. Noi abbiamo visto sto video di Iena Ridens Sapiens. Ah, scusate. Ma quello che dico io è la seconda cosa. Cioè, lui secondo la sua storia, che a parte che io molte le cose già le sapevo, perché si sente, perché come dicevo io, questa è della vecchia scuola. Vecchia scuola, infatti questo cose un po' trite e ritrite, no? Mettendo delle immagini di impatto, non c'era nessun video, era un voice over su delle immagini senza referenza. Cioè alzava delle accuse a delle persone. No, aspetta, ti devo contraddire. Lui a fine video dice: queste sono notizie che io ho preso qua e là. Quindi lui stesso sta dicendo... La fonte l'ha detto, dov'è la fonte? No, lui sta dicendo: prendete le mie parole con le pinze, perché io non ho verificato le mie fonti, quindi inutile che vi do fonti X. Ah, ok, no. Io ho reperito queste informazioni, vi sto riportando quello se che io so. Essere preso in questa maniera avrebbe un senso. Lui ha riportato delle notizie che ha trovato magari lì per lì, tipo portate, riportate negli anni... Quindi un po' quelle tre famiglie che sono sempre quelle da 20 anni, perché quelle non cambieranno mai. L'unica cosa fosse stabile, oltre la piramide dove c'è qualcuno per che me il triangolo figli. È solamente uno, ragazzi. Il triangolo è solo una cosa. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Io vorrei dire solo una cosa, giusto? Se c'è il nuovo ordine mondiale. C'è. Giusto. Mettiamo caso per un istante che ci sia. Non c'è, perché non c'è un governo mondiale unico. Ok, ma metti caso per un istante. Metti caso, immagina che come ci insegnano gli anime che abbiamo sempre visto, i film, questi cartoni animati, immagina che esiste un tavolo lunghissimo in cui sono tutti i presidenti degli stati. Si chiama G8 quello. Comandati da qualcun altro, però. Da chi muove i fili? Tipo Nefertiti. Pitu. E ti immagini che c'è Nefertiti che gli fa: ragazzi, noi siamo in ordine mondiale, dobbiamo entrare in campo. Ora lui dice e ci fa cambio più o meno. Ora lui dice che noi vogliamo o no, giusto? Se così fosse, perché il nuovo ordine mondiale, se esiste, io sto mettendo per asopito, come direbbe Litterio, che esiste per asopito che esiste. Cosa? Quindi dico io, se esiste, perché non si fa avanti, visto che noi nolenti o dolenti lo dobbiamo accettare. Ah, questo è un buon punto. Questo volevo arrivare io, magari ci ho girato un po' intorno, perché secondo me dovresti fare questa domanda a un complottaro. Ok,
No, quello che provavo a dire poco fa, visto che lui non ha detto le parole delle pinze, tu non puoi dire, fatti quella e lo mandate insieme. Perché non c'era un singolo documento in questo che abbiamo visto che provava una delle tantissime teorie. Perché è vero che tu dici una teoria, ma tutte le... quando si creano delle teorie... Sì, però aspetta. Però quello che ti voglio dire io, molti dei complottari che creano queste teorie non si basano su cose che tu puoi andare realmente a controllare, nel senso, loro prendono articoli di tizio X, ci siamo, poi lo prendono, lo leggono, lo reinterpretano, ci siamo, quindi magari c'è scritto un esempio ora del coronavirus, il coronavirus... bla bla bla, le alte temperature sembrano resistere, loro lo prendono e dicono, ah, quindi col caldo muore, esatto. Quindi andiamo tutti al mare. Per fare un esempio, attenzione, fatti buttateli a caso. Loro prendono queste due cose e le uniscono. Con alta temperatura, mare, in estate uguale e siamo tutti uguale. Uguali. A me mi era sembrato che era... La fai di nuovo l'equazione, poi uguale lo faccio io. Uguale. Loro dicevano... non resiste alle alte temperature, quindi l'estate non resiste a cose tipo l'acqua del mare, acqua estate del mare. Pizza con l'ananas. Pizza con l'ananas e vi lasciamo con prosciutto questa perla. Prosciutto crudo senza senza che schifo, ciao.